Bene, buonasera. La scorsa settimana Carlo Galli mi ha telefonato affranto dicendo che lunedì non sarebbe potuto esserci perché la Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha deciso che i parlamentari suoi lavorano dal lunedì pomeriggio al venerdì a mezzogiorno. Allora, da una parte mi è dispiaciuto, però non ho potuto dire altro a Galli che mi complimentavo con la Presidente della Camera. Ecco. Detto questo, ex malo bonum, nel senso che mi ha messo in contatto con Paola Rudan, che è una studiosa, ricercatrice del Dipartimento di Storia della nostra Università di Bologna, e ho avuto un contatto con lei. Mi è sembrato che fosse questa presenza anche per noi importante per riflettere sul tema che io e Carlo Galli a quei tempi, e quindi un anno fa, avevamo stabilito che potesse essere il tema di questa sera. E cioè, partendo dal titolo del suo libro del 2012, I riluttanti, lo trovate anche nel banchetto, il discorso è sulle elite politiche, elite economiche, elite finanziarie, anche le elite intellettuali, e io offro un punto di partenza a Paola Rudan, e cioè il fatto che, per esempio, nella prima di copertina del libro di Galli c'è scritto, a proposito dei riluttanti: immorale è l'elite incolta, attenta solo ai propri privilegi, quindi vuol dire che non si cura del bene comune, per rimanere al nostro tema generale, e politicamente apatica. Riluttante, appunto. Ecco, questo era per definire cosa intendeva Carlo Galli con il termine. Per quel che ne so io, non solo leggendo il libro di Galli, ma anche avendo letto altre cose ed essendomi, come voi sapete, sempre occupato di letteratura, come dire, l'opinione che si ha dell'elite, no? Dell'elite italiana in particolare, è sempre stata molto scarsa. Pensate che nel 1824, quindi sono passati 190 anni da allora, in un prezioso libretto di Giacomo Leopardi intitolato Discorso sopra lo stato presente dei costumi italiani, degli italiani, scrive: le classi superiori d'Italia sono le più ciniche di tutte le loro pari nelle altre nazioni. Sono le più ciniche. Per non dire, diceva lei l'altro giorno quando l'ho incontrata, che se uno poi va a vedere l'epistolario privato tra lui e suo fratello a proposito del elite curiali a Roma, nella Roma del 1820, scopre delle cose assolutamente inverosimili. Ma poi dopo Leopardi c'è Pirandello, segnalo i vecchi e i giovani, c'è De Roberto, segnalo i viceré, c'è Tomasi di Lampedusa, segnalo appunto il Gattopardo, ci sono alcuni scritti corsari di Pierpaolo Pasolini, eccetera, fino a quando il nostro comune amico Gian Antonio Stella ha trovato un termine, la casta, che purtroppo sembra equivalente al termine di elite, insomma, cioè nella vulgata, nel modo comune di avvicinarci di noi tutti a la casta, no? Elite economica, elite. In più, appunto, la cosa è complessa perché non ci sono solo le elite politiche, ma ci sono anche quelle economiche. Ho l'impressione che un'elite finanziaria come quella della Lehman Brothers abbia avuto, no?
un peso importante. E concludo a proposito delle eliti intellettuali che ci riguardano più da vicino, con una considerazione che ha fatto l'altro giorno Mario Vargas Llosa, grande scrittore peruviano, il quale diceva semplicemente che se un secolo fa ci fossero state le elite intellettuali che reggono il mercato editoriale, noi non conosceremmo Proust, Joyce e Musil. Allora, detto tutto questo, mi scuso per la eccessiva ampiezza dell'introduzione con Paola Ruden e con voi. È motivato questa cattiva fama dell'elite in cui siamo tutti quanti tutto sommato immersi? Ecco, è la domanda iniziale che ti pongo. Bene, allora buonasera a tutti. Appunto, non sono Carlo Galli, ma proverò a rispondere a questa domanda utilizzando il libro di Carlo Galli, con cui lavoro da più di 10 anni e che quindi spero di essere in grado di rendere con la complessità e la ricchezza del discorso che propone appunto in questo testo di La Terza del 2012, che si chiama I riluttanti. E lo farò attenendomi quanto più fedelmente possibile al testo, perché credo che offra degli strumenti utili per rispondere alla domanda niente affatto semplice da cui ha preso le mosse Alessandro Castellari. E lo farò riservandomi alla fine uno spazio per me, quindi come Paola Rudan, che non è più Carlo Galli e non ne fa le veci, per porre alcuni problemi che credo che questo testo faccia emergere e che probabilmente sono ciò che rimane aperto a più di un anno dalla sua pubblicazione. Dobbiamo tenere conto di questo e bisogna farlo tenendo presente che è un libro che in qualche modo non soltanto esprime un passaggio storico-politico molto specifico, che è quello che segnava il governo Monti, per intenderci, ma anche la scelta che poi il professore ha fatto di farsi carico di essere parte di quell'elite che qui sottopone chiaramente a una critica molto, molto serrata. E penso che ci sia una cosa da cui è possibile partire, cioè che gli strumenti analitici che questo libro offre e l'analisi storico-critica che Galli propone credo possano servire a mettere in discussione la concezione dell'elite come casta, cioè a problematizzare una definizione di questo tipo dell'elite. Casta non è elite, non è classe, casta è una definizione statica di una classe politica o di un ceto che garantisce una sorta di immobilità e che in qualche modo esprime tutto ciò che di negativo in termini di corruzione si può dare nel sistema politico italiano. E c'è però alle spalle di questa concezione, che probabilmente esprime un segno dei tempi ma rischia anche di consolidarlo, un giudizio di tipo morale, che è un giudizio che emerge dalla riflessione in particolare dei letterati, alla quale si è fatto riferimento nella presentazione, ma che deve essere superato alla luce di una considerazione di una serie di elementi storici, materiali, che si sovrappongono nel determinare la posizione che le elite occupano e per definire quella che è appunto definita nel titolo la loro riluttanza, sulla quale è necessario dare delle indicazioni di che cosa si tratta, che cosa significa nello specifico riluttanza. Allora, partiamo col dire che l'analisi che Galli offre è un'analisi che fa un'ipotesi di partenza, cioè che sia possibile leggere la storia d'Europa e quella d'Italia in particolare, che è ciò che interessa in questo volume, proprio alla luce degli intrecci che si danno tra elite politiche, economiche, intellettuali, burocratiche,
intrecci che sono storicamente diversi e mutevoli, ma che ci permettono di dare, di costruire un itinerario, come fa appunto Galli nella storia di questo paese e nella riflessione sulla storia o sull'attualità politica di questo paese. E bisogna anche chiarire preliminarmente che cosa sono le élite, perché è evidente che élite definisce delle posizioni privilegiate, degli status che sono superiori ad altri, a coloro che élite non sono. Però la mossa che viene fatta in questo volume è quella di dare una indicazione molto precisa su che cosa si intenda per élite politica. Cioè, un'élite politica non è semplicemente oggettivamente la classe di governo, coloro che occupano posizioni politiche di potere, ma élite politica è quella che si fa carico di una specifica direzione, di una direzione politica che è capace di costruire e di stare all'interno del rapporto e della tensione che c'è tra il particolare e l'universale. Questo che cosa significa? In termini molto, molto poveri e per semplificare, significa che ogni élite è sempre portatrice di interessi particolari, che non è possibile pensare che qualcuno incarni il cosiddetto bene comune, ma è veramente élite politica e quindi non è riluttante, quell'élite che si fa carico di avanzare un discorso che ha una pretesa di generalità. È un discorso parziale che però contemporaneamente è capace di farsi carico della complessità delle posizioni che sono coinvolte all'interno di quella direzione. Ora, le élite italiane nel percorso storico critico disegnato in questo libro emergono come riluttanti precisamente perché non si sono fatte carico di questo, di questa sfida, di questa responsabilità, così come è chiamata nel sottotitolo del libro, e tuttavia, benché il percorso, l'itinerario che Galli definisce tra la letteratura, la scienza politica e l'attualità, gli ultimi 20 anni di politica italiana, da una parte permettono di denunciare questa inadeguatezza dell'élite, la loro riluttanza, ma dall'altra rimane aperta una possibilità, ovvero il libro definisce una sorta di oscillazione di cui l'Italia ha fatto esperienza, ovvero fasi cinquantennali, che sono quella inaugurata con l'Unità d'Italia, il Risorgimento, e quella invece inaugurata con la fase costituente, durante le quali le élite si sono effettivamente fatte carico di direzione politica e di responsabilità. Ma queste fasi hanno degradato in modi diversi e dei quali cercherò di dare conto, inaugurando invece dei ventenni che sono quello fascista e quello berlusconiano, dove appunto ciò che trionfa è la riluttanza dell'élite in forme storicamente molto diverse, perché il fascismo e il regime autoritario di Mussolini non è evidentemente la stessa cosa di quello berlusconiano, che invece è un populismo, altro tema che continuamente si associa alla sfiducia nei confronti delle élite politiche, e quindi però con queste differenze vi sono pure degli elementi di continuità che lasciano non di meno aperta la strada, secondo Galli, alla possibilità di una responsabilità nuova delle élite che si dà soprattutto alla luce della fase emergenziale determinata dalla crisi economica. Quindi questa in sintesi la tesi di fondo di questo volume, che viene ricostruita, come adesso cercherò di fare con voi, a partire da due background, uno letterario e l'altro teorico politico, è alla luce di una riflessione che con gli strumenti analitici che in questi due primi capitoli vengono forniti, una riflessione sull'attualità degli ultimi ventenni, l'ultimo ventennio in Italia. Allora, perché Galli parte dai letterati, alcuni dei quali sono stati nominati da Castellari e che legge anche con delle sfasature temporali, che però sono in un certo senso secondarie rispetto al fatto che i letterati permettono di segnalare alcuni elementi di continuità, di dirci in buona sostanza che cos'è la riluttanza dell'élite, quali sono i tratti
che le rendono tali, gli elementi che li rendono tali. E Kelly comincia con Machiavelli, e quindi risale molto in là nel tempo, e lo fa perché Machiavelli costruisce nell'arte della guerra, in modo particolare, una contrapposizione molto netta tra dei principi, adesso non li chiama élite, dobbiamo stare attenti anche alla storicizzazione del linguaggio e dei termini, ma comunque le possiamo identificare per comodità in questo modo, principi che sono caratterizzati da due elementi, da una parte l'avidità personale e dall'altra una cultura politica umanistica e sostanzialmente fittizia, ostentata, ma che non è capace di misurarsi con la contingenza della politica, con l'urgenza dei tempi, con quella cosa che Machiavelli chiama la fortuna, che è appunto la casualità degli eventi, di fronte alla quale si può soltanto usare quella che Machiavelli chiama la virtù, che, attenzione, non è virtù morale, ma è virtù politica, significa esattamente la capacità di stare al passo con i tempi, di coglierli, di indirizzare la sorte che altrimenti non è definita, non ci sono la provvidenza o un moto già dato della storia nel discorso di Machiavelli. E queste virtù politiche sono esattamente ciò che manca al principe, che invece, preso all'interno di una che è fatuo, che è vano nella sua cultura e nella sua centratura su di sé, e non è quindi in grado di essere all'altezza della politica, che è qualcosa da intendersi per Machiavelli come forza, come politica di potenza, come energia che deve essere affermata tanto all'interno quanto verso l'esterno. C'è un salto che Galli compie di 300 anni perché da Machiavelli passa a Leopardi, ma lo fa esattamente per segnalare la continuità, l'invarianza di queste caratteristiche dell'élite riluttante, e lo fa per segnalare con Leopardi l'incapacità delle élite, delle classi dirigenti, dei ceti alti per l'appunto, di essere all'altezza della dimensione moderna della società stretta, così come la chiama Leopardi, cioè di quell'insieme di interdipendenze, di relazioni tra gli uomini che rendono il quadro di una complessità che è capace di riempire di senso quel vuoto esistenziale che altrimenti lui denuncia, e di soddisfare bisogni ed esigenze secondarie degli uomini. Anche qui c'è una cultura politica fatua, e c'è soprattutto la apatia delle élite che Leopardi mette in luce. C'è un discorso, c'è il possesso del potere, al quale però non corrisponde una concezione del potere, un'idea alta del potere, della posizione che si occupa, che è un elemento, come nota Galli, di continuità anche in Manzoni. In Manzoni, dove la figura di Don Rodrigo rispecchia esattamente questa idea del potere come supremazia naturale, che non ha neppure bisogno di una giustificazione per intenderci, e che ha un profilo profondamente connotato, la critica del Manzoni, dal punto di vista morale. I personaggi delle élite manzoniane sono amorali non soltanto perché non sono in grado di rispondere all'obbligazione religiosa, che rimane un tema evidentemente centrale in Manzoni, ma lo sono anche perché non hanno una dirittura personale e un'idea e una visione giuste e sensate tanto della società quanto dello stesso potere. C'è quindi una specificità in ciascuno di questi autori, non solo dettata dalla storia e dai tempi in cui la loro riflessione si colloca, ma anche perché gli approcci sono diversi. È uno spessore filosofico e sociologico molto alto quello offerto da Leopardi, e di una caratura diversa e appunto più morale quello che offre Manzoni, ma non di meno la cultura vuota e ineffettuale, l'apatia e la mancanza di rigore, di disciplina personale anche, sono dei temi che cominciano a definire ciò che si intende per la riluttanza delle élite, che in tutti questi discorsi si rivelano scarsamente all'altezza o niente affatto all'altezza di una serie di compiti storici che avrebbero dovuto o avrebbero potuto rivestire. Cambia la situazione con l'Unità d'Italia.
E cambia la situazione perché la fase risorgimentale è una fase che invece conosce delle élite che anche sull'onda lunga della cultura della rivoluzione francese illuministica riescono ad avere, a rispondere a un'idea di grandezza, a un progetto che è quello nazionale per l'appunto, e purtuttavia queste élite si scontrano continuamente con la resistenza delle élite locali e delle élite tradizionali. Galli sottolinea che ci sono tutta una serie di compromessi necessari nella fase risorgimentale. Quando si parla di un'azione politica delle élite non è qualcosa di idealistico, di pulito, ma significa anche che la direzione deve fare i conti con il cambiamento, deve fare i conti con una serie di forze sociali che oppongono per l'appunto resistenza, ma che vanno indirizzate all'interno di un processo politico unitario. Questo probabilmente è un tratto comune, con pure le differenze necessarie da fare, anche ad altri momenti di costituzione nazionale, come quelli che, di cui per esempio fa esperienza l'America Latina, di cui io mi sono occupata in una parte dei miei studi, dove appunto si è e si continua a dire si tratta di rivoluzioni elitarie, rivoluzioni che hanno visto protagoniste elite politiche creole, cioè degli spagnoli d'origine emanati in America, i quali si sono trovati di fronte a situazioni enormemente conflittuali, dagli schiavi a un'infinita gerarchia sociale, razziale, castale nel senso stretto del termine, e che hanno dovuto governarla, soddisfare interessi completamente contraddittori come quelli degli schiavisti e degli schiavi che combattevano negli eserciti di liberazione, ed è un esempio che faccio per segnalare semplicemente un problema, cioè che dietro a ogni discorso sulle élite c'è un discorso sulla materialità della politica, su una serie di rapporti di potere, di tensioni sociali che inevitabilmente possono essere governate, come qui si indica, è stato fatto nella fase risorgimentale e dovrebbe essere fatto in un senso unitario e complessivo capace di soddisfare le esigenze delle diverse posizioni coinvolte, oppure possono essere semplicemente utilizzate per segnalare l'esistenza di tensioni difficilmente riconducibili all'interno di quadri unitari, se non a prezzi decisamente alti, come la guerra civile che c'è stata per l'appunto nel contesto sudamericano. Al di là di questa deviazione, in ogni caso, tornando quindi al quadro risorgimentale, qui abbiamo delle élite per l'appunto nazionali in senso alto, abbiamo il genio politico di Cavour, il genio militare di Garibaldi, ma abbiamo anche delle élite locali che vedono, adottano anche il linguaggio della nazione, ma lo fanno all'interno di un progetto, di una strategia di continuità, mantenere la propria posizione di potere, esattamente. E in questo senso il Gattopardo è letto da Galli in pagine che devo sintetizzare, ma sono anche molto, molto belle dal punto di vista letterario. E il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa è esemplare da questo punto di vista. Sintetizzando, si oppongono la posizione di Tancredi, che si affanna affinché nulla cambi, e quella di Don Fabrizio, che invece vede molto chiaramente che tutto è cambiato forse anche inavvertitamente, che Garibaldi ha aperto la strada all'affermazione di una borghesia che è destinata a sotterrare l'aristocrazia, che non ha nessuna intenzione di cambiare la propria mentalità feudale nel senso di una modernizzazione. Quello però che accomuna queste due posizioni, secondo Galli, è un forte nichilismo, un senso della storia come un processo che non può essere governato né dagli individui né dalle élite a cui questi individui possono essere ascritti, e infatti questa può essere letta in ultima istanza come una giustificazione del particolarismo delle élite, che per Tomasi può essere quasi inevitabile, ma che in ogni caso non lascia aperta la strada a un intervento e a un'azione. Ed è un particolarismo
che non solo non si incanala all'interno di un processo più generale, ma che poi nel tempo si trasforma in faccenderia, che è una delle caratteristiche che invece Carducci vede accanto all'illegalismo strutturale del ceto politico italiano e che mette il Parlamento e il parlamentarismo al proprio servizio, e dove la faccenderia è precisamente questo indugiare in modo del tutto acritico all'interno del proprio interesse particolare, indugiare e utilizzare, strumentalizzare la politica in questo senso senza investirla di una direzione, di un progetto politico più ampio. E c'è infine, per restare nell'ambito della letteratura, il Novecento. Il Novecento che è segnato da un cambiamento fondamentale che altro non è che l'ingresso dell'élite, delle masse, nella vita politica italiana e non soltanto, evidentemente. E di fronte all'ingresso delle masse si scontrano due possibilità, sono in gioco letteralmente due orizzonti: l'uno è quello offerto dal socialismo, che per primo si pone il problema di un ingresso delle masse della politica in senso emancipatorio, in senso solidaristico, e il nazionalismo, che invece proprio per sottrarre le masse a questa ipotesi emancipatoria cerca di incanalarle all'interno dell'orizzonte che è quello della patria, che è in definitiva quello definito anche dalla guerra imperialistica. E dentro a questa cornice l'élite subisce una torsione molto particolare, che è quella che si esprime nella figura di D'Annunzio, nel poeta vate eroe, il quale dell'eroismo, per l'appunto, della azione eroica si serve per stare esattamente contro l'élite e non contro il popolo, ma sopra al popolo, contro le élite tradizionali che di questa azione eroica sono incapaci, contro e sopra il popolo, perché esso è da D'Annunzio alternativamente utilizzato per denunciarne l'infiacchimento, la viltà sulla quale si erge per l'appunto l'eroe, e altre volte invece come la scommessa della nazione, del patriottismo e dell'eroismo contro le élite tradizionali. Però quello che risulta da questo discorso è un ultra-elitismo di D'Annunzio, dove il particolarismo arriva a coincidere con l'ego narcisistico di D'Annunzio stesso e fa strada inevitabilmente al fascismo, con il quale non coincide, perché D'Annunzio, diversamente dal fascismo, non ha il problema di rendere il popolo stesso un eroe, cosa che invece il fascismo pretende di fare nell'identificazione del popolo, dei lavoratori o dei soldati con il destino della patria. Però evidentemente a questa deriva il discorso d'Annunziano apre la strada, e di fronte a questa situazione rimane poco spazio a un'élite che non sia riluttante, secondo Galli, che per esempio vede in figure come quella di Gobetti una sorta di ultraelitismo speculare, una resistenza molto soggettiva, un moralismo quasi intransigente, che però in ultima istanza non riesce a risolvere il problema delle élite in Italia, che è un problema che nel XX secolo ha il profilo del campo di tensione costante che si dà tra l'élite e il popolo, tra l'élite e la democrazia. Un problema che viene affrontato in questo libro dentro ha una cornice molto, molto specifica, si ripercorre in un certo senso il quadro, il background teorico-politico dentro cui il discorso si inserisce, come il rapporto tra elite e democrazia è stato visto per esempio dal pensiero liberale, come quello di Tocqueville o di John Stuart Mill, dal positivismo di Comte o di Saint-Simon in Francia, oppure ancora dal pensiero dialettico di Hegel e di Marx. Però il centro della riflessione, il punto di riferimento teorico inevitabile, sono gli elitisti che nel XX secolo, nell'ambito della scienza politica, hanno teorizzato
il discorso sulle élite come un'invariante della storia, letteralmente, e come il segno, da certi punti di vista, che la democrazia è per certi versi impossibile. Almeno questo è vero per colui che inaugura la teoria dell'élite e che è proprio un italiano, cioè Gaetano Mosca, che nel 1884 dice chiaramente: la democrazia è semplicemente qualcosa di impossibile perché la storia è una storia fatta di élite. Che cos'è un'élite per Mosca? È semplicemente una minoranza organizzata e omogenea, qualificata, che governa su una maggioranza disomogenea e disorganizzata. Sono termini semplicemente descrittivi quelli che utilizza Mosca, benché ci sia, come vedremo a breve, un giudizio di valore molto, molto specifico in questo discorso. La democrazia che cos'è? È un discorso che è stato utilizzato da un'élite specifica, che è la borghesia, per legittimare la propria posizione di potere. È una formula politica, per utilizzare il lessico di Mosca, cioè una sorta di formula magica, letteralmente, è un'ideologia con la quale ogni élite in diversi momenti storici giustifica, a seconda di contenuti diversi che possono essere la superiorità tecnica o morale o addirittura divina, comunque in ogni caso la formula politica è ciò di cui un'élite si serve per giustificare la propria posizione. Ora, il discorso di Mosca è un discorso che appunto ha dei contenuti di valore molto specifici. È stata la borghesia che si è affermata attraverso questa specifica formula politica, in particolare il parlamentarismo, giustificando la propria posizione e facendo diventare il proprio interesse un interesse dello Stato. Nel parlamentarismo Mosca vede due cose in momenti diversi della sua riflessione. Vede da una parte uno slancio, uno strumento che ha favorito lo slancio morale e politico delle élite, e dall'altra parte un mezzo per il loro particolarismo, tant'è vero che alla fine aderisce al fascismo come una sorta di male minore, uno strumento per far salvo quell'interesse che è borghese ed è di Stato contemporaneamente. Però quello che non c'è nella riflessione di Mosca sono due elementi che invece Galli fa emergere. Uno è il pluralismo, l'idea che vi siano diversi interessi nell'arena politica e non soltanto uno, e l'altro il dinamismo invece, che è necessario alla produzione e alla riproduzione dell'élite. E sono due elementi che sono invece riportati all'interno di questa dottrina politica molto specifica da altri due teorici, che sono Pareto e Michels. Pareto, che offre un'idea della circolazione dell'élite, che è una circolazione verticale nella sua dottrina, ovvero l'élite politica può reclutare da altre élite economico intellettuali i propri membri e può espellere coloro che non sono adeguati al compito di essere élite, perché questo è assolutamente necessario alla riproduzione del consenso verso la stessa élite. Michels, al contrario, osserva intanto una cosa che si chiama la legge ferrea dell'oligarchia. Michels studia il Partito Socialdemocratico Tedesco all'inizio del Novecento e dice: nella struttura per definizione più democratica che possiamo avere davanti, si crea sempre un'élite. È necessario, è una legge ferrea per l'appunto, che un'élite si crei, perché senza un'élite il governo semplicemente non è possibile, anche all'interno di una organizzazione semplice per quanto di massa come quella del partito. Ed è anche strumentale la formazione di élite. Il partito prende dalla classe operaia figure che devono diventare élite intellettuale e che fanno da anello di congiunzione tra partito e corpo operaio, per l'appunto, ma si dà a questa altezza una circolazione orizzontale o addirittura un tradimento di classe, perché l'élite operaia può prendere parte con i padroni, dice Michels, anziché con i lavoratori, e d'altra parte intellettuali borghesi possono fare una scelta di classe d'altro tipo. Ora,
Sono tutti elementi importanti, perché per quanto quella che vi ho appena descritto sia un'analisi all'interno di dottrine politiche specifiche, però fa venire fuori alcuni elementi che spostano notevolmente il discorso dalla semplice denuncia della riluttanza dell'elite. Sono strumenti analitici che dovrebbero consentirci di inquadrare il problema e di inquadrarlo, come avrebbe fatto per esempio Gramsci, all'interno di specifici scontri di potere. Gramsci è certamente un nodo dal punto di vista teorico fondamentale all'interno di questo volume, perché il discorso dell'élite è da lui completamente spostato sul terreno del problema della direzione politica, della organizzazione e del partito. Partito che qui non significa partito in senso elettorale, attenzione, partito significa uno schieramento parziale di una parte che sa di essere parte, ma che in un determinato momento si candida ad essere portatrice di un interesse universale, cioè del significato concreto della storia in quel determinato momento. Tutto questo è inserito all'interno di una lettura dialettica della storia e della società dal punto di vista politico, molto, molto semplicemente è la lotta di classe che Gramsci ha chiaramente in mente, ma quello che emerge con forza è che appunto c'è uno scontro, che è uno scontro di potere ed è uno scontro per l'egemonia. L'egemonia è un termine chiave in questa specifica analisi dell'élite, perché significa esattamente quel momento in cui una parte si candida a valere per il tutto, pretende di avere un discorso generale che nella sua parzialità è generale e che non tratta questa generalità che noi possiamo chiamare universalismo come qualcosa di vero nel senso pieno, una cosa che noi chiamiamo universale, una cosa che vale universalmente per chiunque a prescindere dalla sua posizione o condizione. Questo semplicemente è impossibile. L'unico universale politicamente sensato è quello che ha un'origine di parte e la riconosce espressamente come tale e la colloca per l'appunto all'interno di una lotta. C'è però in questo libro la rinuncia la considerazione che non è l'orizzonte della lotta di classe quello in cui ci si muove nel presente, ma è un orizzonte pluralistico, è un orizzonte in cui sono diversi gli interessi che si trovano, si muovono all'interno di una società, e in questo senso Galli recupera quelle che sono le teorie del pluralismo democratico o dell'elitismo democratico, che trovano il punto di congiunzione tra elitismo e democrazia esattamente nell'idea che vi siano interessi diversi che si scontrano ciascuno per affermarsi di fronte agli altri o contro gli altri, e che sia la dinamica parlamentare quello che garantisce che sia poi il popolo a scegliere, dove l'élite per l'appunto ha il suo significato letterale di coloro che sono scelti. È chiaro che se noi ragioniamo alla luce di questi elementi, cioè se noi consideriamo e collochiamo il discorso sull'élite all'interno di un panorama di scontro per l'egemonia, di pluralismo certo, ma un pluralismo che si fa carico di posizioni differenti e di rapporti di potere concretamente esistenti, il discorso moralistico sull'élite, quello dei letterati, vacilla oppure deve essere riconsiderato alla luce delle coordinate nuove che sono iscritte tanto dal discorso, dalla teoria politica, quanto da un preciso processo storico. Quindi ciò non fa venire meno un giudizio sulle élite riluttanti, che tali effettivamente sono stati, ma sposta il problema e lo sposta sul piano di una complessità dei rapporti sociali, che è quella che emerge con chiarezza quando nell'ultima parte Galli affronta l'era berlusconiana. E questo io credo che sia un elemento che mette, come anticipavo in discussione, l'approccio che parla di casta per designare l'attuale disaffezione degli individui che élite non sono nei confronti delle élite. Non mi soffermo sul passaggio
dalla prima repubblica alla sua crisi, alla sua degenerazione e al mondo dei nani e delle ballerine che purtroppo è ancora insomma, all'ordine del giorno o comunque ampiamente dibattuto in tutte le pagine dei giornali. È un passaggio che comunque vede degli elementi che si rovesciano letteralmente nel loro contrario, ovvero per esempio lo scontro egemonico tra i partiti che c'è stato all'altezza storica della Prima Repubblica, visioni del mondo diverse come quella della Democrazia Cristiana o del PC, alla partitocrazia, un ruolo delle élite economiche propulsivo rispetto alla capacità di modernizzare l'Italia o il passaggio al capitalismo, a un affarismo anche eversivo come quello della P2, comunque una corruzione diffusa e che diventa un elemento sistemico letteralmente. Questo è certamente ciò che definisce il sostrato dell'era berlusconiana, che però in un modo molto chiaro è svincolata da un discorso sulla corruzione o l'inadeguatezza della classe politica, quindi non soltanto di Berlusconi, ed è collocato invece nel contesto di quella che in un altro libro, l'ultimo libro, Galli definisce la rivoluzione neoliberale. Una rivoluzione che viene inaugurata dalle politiche di Thatcher e di Reagan, una rivoluzione che dice da un giorno all'altro: ok, fino a questo momento noi abbiamo dato una direzione, abbiamo governato il rapporto tra capitale e lavoro, da questo momento in poi la società è autoregolata, la deregulation non è altro che questo, non c'è più bisogno di una elite politica, e questo significa, chiedo scusa, di una direzione politica, e questo significa che non c'è più bisogno delle élite. E il potere, il volto visibile del potere, non è più semplicemente quello della classe politica, ma è quello del leader. Il leader che appunto assume una dinamica fortemente populistica, una strategia fortemente populistica, che è anti-elitista per definizione. Berlusconi è il self-made man, che non spicca per la qualità ma per la quantità di denaro nella fattispecie, e che disprezza e fa del disprezzo delle élite intellettuali o politiche una arma sistematica del suo intervento e del suo discorso, che rispecchia all'altezza del suo discorso politico la totale deregolazione della società. È un discorso che funziona esattamente perché si contraddice o si corregge continuamente. Quindi, e l'ultima parola è sempre la sua, e questa è la strategia comunicativa di chi stabilisce la verità del contenuto del discorso, senza avere bisogno evidentemente dell'onere della prova. E che si ritrova di fronte o trasforma, per meglio dire, il suo interlocutore in un tutto omogeneo. Il popolo del populismo è qualcosa che deve essere omogeneo e omogeneizzato, deve essere scagliato contro un nemico, l'immaginario comunismo, che forse si rimpiange perché aveva quantomeno osato parlare di una rivoluzione che semplicemente viene ritenuta ormai impossibile perché la storia è finita, e quindi gestisce in questo modo populistico una società che è deregolamentata. L'esempio che Galli fa nel suo libro è quello di una è quello che legge l'attacco berlusconiano agli operai della Fiom, ai metalmeccanici, non soltanto come il segno di una posizione di classe evidentemente che egli indiscutibilmente afferma, ma anche con l'affermazione che la società deve essere disorganizzata, perché è esattamente nello spazio di quella disorganizzazione che un interesse del tutto parziale e assolutamente di classe si può affermare senza bisogno neppure di una formula politica per legittimarsi, che si può affermare
come dominio e supremazia che non ha bisogno di porsi neppure come universale. Esattamente secondo quei criteri analitici, quel rapporto tra parzialità e generalità, universalità con cui si è analizzata in questo volume l'élite. Mentre d'altra parte le élite, quelle burocratiche per esempio, sono ridotte a funzionari al servizio del capo, sono politiche solo nella misura in cui aderiscono alla sua lettura, e quelle intellettuali, se non sono indignate, sono compiacenti. Ed è in questo contesto, e qui torniamo ai termini della domanda iniziale, che si può affermare l'idea di una casta che è sotto accusa, dove questa accusa però è un'accusa fortemente antipolitica, esattamente nei termini che il discorso populistico impone. Questo il problema di fondo, e che rimane fondamentalmente aperto. Allora, ci sono alcune cose, cioè intanto l'ipotesi che è una scommessa politica e non soltanto teorica, che con cui questo volume si conclude, che è quello che, così come in altri passaggi emergenziali alla fine dei ventenni di cui si è parlato, è stato possibile che l'élite si facesse nuovamente carico della propria responsabilità, e che quindi nell'emergenza si prendesse la responsabilità di indicare una direzione politica, di fare un discorso capace di inclusione, così come per esempio dopo la Seconda Repubblica l'inclusione delle masse non era stata solo produttiva ma anche politica, quindi con l'allargamento del suffragio, della democrazia e così via, così si può auspicare che vengano riconosciuti e soddisfatti i bisogni essenziali che sono quelli posti per esempio dalla crisi economica, che è certamente emergenziale, anche se probabilmente non eccezionale nel quadro di quel capitalismo neoliberale di cui si è parlato. Ed è in questo che c'è appunto l'orizzonte di possibilità che si apre, fatta salva la constatazione di quegli elementi di invarianza che definiscono l'élite come riluttanti, che si sono viste a partire dal quadro della letteratura e dei letterati, e alla luce di tutta della complessità che la teoria politica contemporanea del XX secolo ha permesso di mettere in campo nel ragionare sulle élite, esiste comunque per Galli una possibilità di essere élite non riluttanti, dove, attenzione, questo credo che sia poi l'elemento significativo di questo lavoro, è un'élite, l'élite può essere tale soltanto se non è riluttante. Cioè, alla fine di questa analisi quello che risulta è che nella misura in cui sono riluttanti sono semplicemente posizioni di privilegio che lavorano per la continuità della propria posizione di privilegio. Quello che ci sono delle cose, e adesso mi allontano almeno parzialmente dal libro, o comunque lo uso per provare a porre delle questioni e delle domande per un'eventuale discussione, anche interagendo col tema di fondo di questo seminario, che è quello della cura. Io credo che ci siano degli elementi per porre in questione un'attitudine che parte dalla disaffezione nei confronti delle élite o da una denuncia della loro corruzione come il problema di fronte al quale siamo. In primo luogo il discorso morale e il discorso moralistico rischiano di non vedere che c'è un intreccio profondo di rapporti di potere che agiscono nella società e agiscono attraverso i discorsi e le pratiche della sua classe politica. Uno dei libri che ho visto che sono sul banchetto è quello di Wendy Brown, che è una filosofa politica americana femminista che ho curato e che è uscito poco prima del libro di Galli sull'élite,
dove c'è una critica sfrenata del moralismo, la cui caratteristica è quella di non porsi mai il problema del potere. Che cosa fa il moralismo? C'è la casta, il male assoluto sostanzialmente, e di fronte c'è una società civile, un popolo buono, fondamentalmente tradito dalla sua casta. Allora, questo è un gioco speculare, per utilizzare il tipo di analisi che fa Wendy Brown, dove i due termini si tengono contemporaneamente. Cioè, chi denuncia moralisticamente il male ne ha continuamente bisogno per essere il bene. È una posizione paradossale, però è un gioco di specchi che non si interrompe mai, che non nomina mai il problema. E in questo caso, intanto, non nomina il proprio problema. Noi che siamo i buoni, siamo un mondo abitato da linee di potere, le più eclatanti sono sulle pagine dei giornali, sono sessuali, sono il razzismo che vediamo continuamente in azione, e il problema è che un discorso moralistico è un discorso che non ci permetterà mai di nominarle fino in fondo, che non ci permetterà mai di interrogarci su quale rapporto ci sia tra quella cosa che noi chiamiamo casta e i rapporti di potere nei quali noi, come individui, uomini e donne, bianchi e molto spesso non bianchi, siamo costantemente immersi. Ed è un problema di comprensione, letteralmente, è un discorso che non ci dà gli strumenti per accedere a questo livello di comprensione. Ed è non a caso un discorso che ripropone i termini che sono necessari alla riproduzione del populismo contemporaneo. Se noi ci poniamo come un tutto omogeneo, che sarebbe per inciso buono, cosa nella quale non credo e non crederò mai, allora possiamo essere un nuovo movimento, come quello che abbiamo visto trionfare, il populismo nella sua veste grillina, come si chiama, si è alimentato del discorso moralistico sulla casta, e lo fa esattamente nell'ottica di convogliare indifferentemente un pubblico che non è non sono militanti, non sono attivisti, non sono elettori, non sono cittadini, ma sono un pubblico di individui che sono completamente indifferenziati e che non possono non riconoscersi, primo per la moltiplicazione di senso dei discorsi, e secondo perché non c'è mai una controparte. Non so se avete mai notato che Grillo parla sempre della precarietà, ma pare che non ci sia mai nessuno che ne trae beneficio. Non c'è mai un precarizzatore, per dirla come si potrebbe dire. E quindi un discorso moralistico, un discorso che non si ponga il problema del potere, è un discorso che non potrà mai interrogare questo livello di complessità, nel quale la corruzione non è un accidente o non è dovuta alla cattiva condotta degli individui governanti, certamente lo è. Però contemporaneamente bisognerebbe ragionare sul fatto che è diventato un elemento sistemico di legittimazione, è endemico, non è un'eccezione, non è qualcosa che può essere corretta in tribunale, benché chiaramente uno con buon senso può sperare che i crimini vengano puniti, però il punto è capire come funziona come elemento sistemico di legittimazione. Allora, se queste cose sono sensate, non è detto che lo siano, ma se lo sono, ci sono un paio di domande che probabilmente vale la pena farsi e alle quali non ho personalmente risposta, ma che mi pare sensato porre. La prima ha a che fare con il termine cura, che è quello che dà il titolo nella sua coppia con l'incuria a questo seminario. E forse perché mi occupo anche di studi sulle migrazioni femminili, il lavoro di cura domestico e la teoria politica femminista più in generale, sono sempre molto avvertita quando mi trovo davanti a questo termine, perché dal punto di vista delle donne, almeno chi eroga la cura molto spesso non è molto contenta di farlo, lo fa in cambio di un salario o lo fa facendosi carico di un lavoro produttivo e riproduttivo che gravano entrambi sulle sue spalle. Però la guardo dal lato di chi è oggetto di cura,
lo sono i bambini che devono essere guidati e dei quali si presume una minorità, e lo sono gli anziani che sono bisognosi e che non possono agire da sé e quindi devono essere oggetto di cura e di assistenza. In entrambi i casi queste posizioni fanno del destinatario della cura un oggetto, è un oggetto di cui non possiamo dire nient'altro se non che appunto è un oggetto di cura, e questo rischia di proporre quella logica di passività e quella logica di omogeneità che sta alla base di uno dei problemi del presente, che è precisamente quello che chiamiamo populismo. Dall'altra parte, e quindi anche aggiungo che c'è un rapporto costante tra l'élite e chi élite non è, che è un rapporto di rispecchiamento reciproco, e che quindi pensare l'oggetto come tale significa per l'appunto iterare e riprodurre le medesime logiche che si stanno criticando. L'altra questione invece riguarda la prospettiva e la via d'uscita che questo libro offre, nel senso che se si prende sul serio il nesso che Galli stabilisce, a mio parere puntualmente ed efficacemente, tra la vittoria delle élite riluttanti nella società neoliberista, ovvero un sistema dove la deregolamentazione e in definitiva il trionfo dei rapporti di potere non più contrattati, concertati o contrattualizzati addirittura, è il segno dei tempi. Di fronte a una situazione di questo tipo, la riluttanza dell'élite rischia di essere la verità di questa rivoluzione neoliberale, cioè il fatto che si tratta di un elemento non accidentale, non contingente, che non può essere chiuso dentro a una fase storica di questo ciclo di oscillazioni per l'appunto ventennali e cinquantennali individuato nella storia d'Italia, ma che sia invece qualcosa che è strutturalmente la verità del sistema politico dentro alla società neoliberista. La seconda questione ha un rilievo drammatico. Non so se ho capito bene, spero di non aver capito bene qual è la seconda questione. Voglio dire, insomma, io proseguirei con questa, su questa domanda, su questa questione ultima, no? Se la riluttanza, cioè il chiudersi nella propria faccenderia, dove non c'è più nemmeno l'argine della contrattazione, no? dello scontro e dell'accordo sindacale, eccetera, però insomma vince, no? Chi impone il proprio interesse, se questo è il segno degli ultimi 30 anni, dall'edonismo reganiano in là, come diceva una famosa trasmissione televisiva, no? Thatcher, Reagan, no? C'è quella bellissima battuta di quel regista inglese che diceva che sperava che il funerale della Thatcher fosse coerentemente privato. Mi è sembrata una battuta che è David Loach, Ken Loach, anzi, sì. Allora, se questo è il segno, noi cittadini cosa facciamo? Esiste ancora il cittadino, cioè il cittadino che è dentro a questa struttura che richiede come sua forma organizzativa la faccenderia, cioè il fatto che ciascun gruppo gestisca il proprio potere senza nessuna contrattuazione statualistica, senza nessuna organizzazione sindacale. Esiste ancora il termine cittadino? No, dentro a questa, cioè mi chiedo se non solo formalmente ma sostanzialmente
io possa ancora considerarmi cittadino, se no vado a iscrivermi a una lobby, non so. La domanda, cioè la prosecuzione del problema che tu hai posto alla fine, no? Perché fino a che eravamo arrivati a Leopardi, anche a Pasolini, vabbè, insomma, allora uno dice, no, questa è una classe politica riluttante, la contrastiamo da cittadini, ma se tu mi vieni a dire che è un elemento sostanziale di questa forma di organizzazione della società e del potere, esisto ancora come cittadino? Non so come funziona, fate una domanda. Questa è una domanda. Se ce ne sono altre, la materia incandescente, avete sentito parlare anche del ventennio berlusconiano, cioè credo che ciascuno di noi abbia anche domande. Io ho posto una domanda, diciamo così, dalla forma epistemologica, ma insomma ci sono domande anche molto pratiche su questa cosa qui. Può decidere un referendum? Cos'è a questo punto un referendum? Tramortiti, vabbè, adesso. Intanto sì. Un effetto shock. Allora, io credo che la domanda sia una domanda a cui per serietà bisogna rispondere. Intanto con un profilo storico, uno spessore storico molto specifico, e anche se poi alla fine dei conti la mia risposta è no e persino auspicabilmente. E, cioè non esiste il cittadino e forse tanto meglio. Però questa è una domanda, una risposta da motivare storicamente, appunto. Cioè la cittadinanza noi la possiamo considerare, per dirla in termini molto stretti, come un pacchetto di diritti. Una formulazione classica è quella di Marshall, che in Cittadinanza e classe sociale negli anni 50 dice ci sono diritti che sono i diritti civili, i diritti sociali, i diritti politici. Non c'è una sequenza lineare nell'acquisizione di questi diritti, ci sono semplicemente dei passaggi storici nei quali la cittadinanza si estende fino ad abbracciare non soltanto un numero sempre maggiore di individui e di categorie di individui. Se pensiamo quanto tardi le donne hanno ottenuto il suffragio, quindi il diritto di voto, quindi la cittadinanza politica, è un esempio essenziale, molto semplice, e si allargano non soltanto gli individui che beneficiano di quei diritti, ma anche quegli stessi diritti. La fase della Prima Repubblica, per l'appunto, ha visto un'espansione dei diritti sociali che sono stati l'esito non di libere discussioni in Parlamento, ma di sommovimenti all'interno della società. Classico, lo statuto dei lavoratori. Esattamente, cioè ci sono state, non è stata la cittadinanza intesa nel senso di rappresentazione politica degli individui nelle sedi di governo parlamentari, è stata una presa di parola, una presa in carico delle proprie richieste organizzata all'interno della società e non necessariamente all'interno delle strutture istituzionali e di governo. Il movimento femminista ha avuto una grande parte all'interno delle istituzioni e all'interno dei partiti, ma ha anche rifiutato di avere quella posizione all'interno delle istituzioni e all'interno dei partiti negli anni 70. Non è esauribile in un discorso, per esempio, sulla legalizzazione dell'aborto. La posizione delle femministe è stata assolutamente complessa e non tutta iscrivibile dentro ai canali del linguaggio della legge da una parte e dei diritti dall'altra. La cittadinanza è arrivata a una sua pienezza, possiamo dire, in una determinata fase storica che era anche una fase economicamente produttiva, ed è arrivata anche una sua saturazione,
Saturazione significa che tanto lo spazio, tanto la quantità e i tipi di individui coinvolti nel suo godimento, quanto i tipi di diritti che la cittadinanza è in grado di esprimere, sono arrivati a saturazione. Se pensiamo ai migranti, i migranti sono sempre, continuamente la figura liminale di questo discorso. I migranti rivendicano e pretendono dei diritti, lo fanno per scelta e per necessità al di fuori dei canali della rappresentanza ai quali non hanno accesso, e non ci potranno mai stare dentro. Non ci potranno mai stare dentro per ragioni, per il tipo di potere che si portano addosso, che si portano in tasca nella forma di un permesso di soggiorno più o meno temporaneo, piuttosto del denaro a cui è vincolata per le leggi di questo paese la loro presenza su questo territorio. Le donne fondamentalmente non ci sono mai state dentro, e non soltanto perché non perché siano state escluse formalmente dai diritti, assolutamente no, semplicemente perché quei diritti hanno perpetuato anche una serie di rapporti di potere molto specifici. La divisione sessuale del lavoro non è finita quando le donne hanno acquisito il diritto di voto, adesso si sta trasformando, prima era lavoro gratuito, adesso è salariato, di solito si pagano donne che vengono da altri paesi dell'Europa o fuori dall'Europa, e sempre di più a causa dell'espulsione delle donne dal mercato del lavoro, le donne stanno tornando a fare le domestiche. Le statistiche dei corsi di formazione dei paesi in provincia di Bologna come assistente familiare di cura hanno una percentuale esponenzialmente sempre più alta delle donne italiane che vi prendono parte. Allora, questo denuncia il fatto che dietro e dentro la cittadinanza continuano a vivere dei rapporti di potere molto specifici che la cittadinanza non cancella, anche se, e questa è la correttezza storica e analitica che credo si debba garantire a questo discorso, la cittadinanza, in quanto è stata un campo di battaglia, è stata propulsiva rispetto al miglioramento letteralmente delle condizioni di vita degli individui degli individui diversi. Ora, non diversi rispetto a uno standard, perché gli operai, perché le donne, perché gli immigrati nella storia hanno combattuto su quel terreno, hanno combattuto in nome del discorso dei diritti e hanno ottenuto delle vittorie da questo punto di vista. Torno a Wendy Brown perché mi serve per porre il problema della cittadinanza. Brown è una pensatrice molto radicale che ha fatto un'operazione terribile che ha suscitato grandissimo dibattito nel panorama accademico internazionale, tra le elite intellettuali possiamo dire, ma non tutte evidentemente hanno lo stesso peso, ed è stato quello di criticare radicalmente il discorso dei diritti, perché il discorso dei diritti sta accanto a quel reciproco rispecchiarsi del bene e del male nel moralismo come discorso politico. Se io rivendico per esempio dei diritti contro una discriminazione, io non vado alla radice di quella discriminazione, ma la presuppongo come qualcosa da cui devo essere protetta. Lo fa in un contesto che è quello statunitense, dove i movimenti delle minoranze, che siano religiose, sessuali, etniche, che è un modo bruttissimo di dirlo, ma comunque si dice, e rivendicano diritti per la propria comunità o per la propria specifica identità o condizione, però appunto questo, secondo Brown, itera di fatto il rapporto di potere che impone a quelle comunità o quei soggetti collettivi politicizzati di rivendicare una difesa, una protezione per sé. Ed è una trappola logica e discorsiva, se vogliamo, ma anche pratica, no? Perché comunque i diritti introducono dei concreti elementi di regolazione
di coloro che ne devono beneficiare. I diritti sono qualcosa di cui si beneficia sempre a determinate condizioni. Allora, e credo che questi siano complessivamente termini che sono, o problemi quantomeno che sono da considerare all'interno di tutta una serie di questioni che abbiamo davanti agli occhi. Penso per esempio a quella emersa a ridosso delle minacce ricevute da Laura Boldrini e tutto il dibattito che opponeva da una parte il controllo, dall'altra la libertà di opinione, e in entrambi i casi il rischio è quello di non considerare qual è poi la materialità della questione che si sta trattando. E nella fattispecie lo Stato che controlla, al di là del modo in cui sia stato declinato questo problema, non entro nel merito, ma ha comunque un'attitudine paternalistica. Io devo essere protetta da qualcuno e nella fattispecie mi protegge lo Stato. Dal lato della libertà, certamente è meglio essere liberi che non esserlo, però poi il dato di fatto è che la libertà veicola l'insulto, l'uso del corpo delle donne in un determinato modo, veicola un linguaggio patriarcale. Allora ci si muove tra un incudine e un martello, e bisogna avere la capacità di tenere presente questo problema e di venirne anche a capo, spiazzando i linguaggi speculari che questo tipo di approccio impone. Quindi il punto è che probabilmente bisogna interrogarsi sul fatto che no, non siamo cittadini. Se i cittadini sono tutti liberi, tutti uguali e sono tutti sullo stesso piano davanti alla legge, dovremmo cominciare a porci il problema del fatto che non è vero, non siamo liberi. O meglio, probabilmente lo siamo, anzi forse la libertà è l'unica cosa che è rimasta intoccata perché è particolarmente utile a questa rivoluzione neoliberale come discorso. Quello che non è vero è semplicemente che siamo uguali, e non lo siamo non soltanto perché la legge può trattare gli individui in modo differente. Noi abbiamo delle leggi sull'immigrazione che sono forme di istituzionalizzazione del razzismo. Ma è anche perché, al di là delle leggi e della loro formale universalità, rimangono una serie di problemi che strategicamente non vengono nominati. Non vengono nominati da chi vuole rappresentare universalmente tutti, non vengono nominati da quella cosa che si chiama, cioè, pensate soltanto a come vengono portate e presentate le politiche di austerità. Le politiche di austerità sono una necessità per il paese. È un discorso universalistico rivolto a cittadini che sono pensati come tutti uguali, ma che uguali non sono e che risentiranno in modi diversi di quelle politiche. Allora, io non ho una soluzione, non credo che il problema sia se il nostro voto vale qualcosa, ma questo non l'avrei creduto neanche se non ci fossero state elite riluttanti nella loro posizione. Credo che esista però il problema di interrogarsi continuamente intanto sul linguaggio che viene continuamente utilizzato, perché è un problema, letteralmente è un problema che mette la gente in posizioni e bisogna decidere se si vuole o non si vuole stare nella posizione in cui si è posti, e poi sul fatto che bisognerà domandarsi se come si sta, per l'appunto, quali sono i rapporti di potere dentro i quali siamo collocati. Il fatto che questi rapporti ci differenziano, il fatto che queste differenziazioni pongono problemi di comunicazione. Si parla tanto di precarietà. La precarietà è una cosa molto concreta, per cui io lavoro e chi è nella mia scrivania accanto a me fa lo stesso lavoro in una condizione completamente differente dalla mia. E non è che io sia meno precaria se il mio contratto è a tempo indeterminato, perché tanto avrò un salario terrificante e tanto ci sarà sempre il modo di togliermi di mezzo quando non sarò necessario. Il problema è che tra me e la mia compagna di scrivania non si può dare una comunicazione immediata. E non si può dare una comunicazione immediata e quindi una presa di parte, anche per rimanere nei termini che sono proposti
all'interno di questo volume, ma è continuamente riprodotto quell'individualismo che è una delle chiavi di volta dell'omogeneità, dell'omogeneizzazione, della genericizzazione dentro cui i discorsi della politica contemporanea rischiano continuamente di ributtarci. Quindi far valere un po' delle differenze anziché l'universalismo probabilmente in questo momento non è una brutta strada. Questo mi pare un'apertura molto, molto importante. Se ci sono delle domande, uno o due domande al volo che richiedono una... Prego. C'è, scusa, al volissimo, sarei curioso, questa elite è terrificante, è un castigo, mi viene fuori una battutaccia d'elite e castigo, ma al di là di questo chiedevo se per caso esiste, perdonatemi, ma se cercavo di tirare su un po' anche se esistono delle società, per esempio in Europa, nel nord Europa, dove l'elite non ha questo peso, non diventa casta, diciamo, dove esiste una maggiore democrazia. Ecco, sono curioso, soprattutto in Nord Europa, perché sono nazioni che io frequento e quindi mi incuriosiscono e mi danno una sensazione di maggiore libertà, di aria pulita nei confronti dell'Italia. Grazie. Un altro intervento, prego. Ecco, due interventi e poi chiudiamo la serata. Io non so se sono cittadino o meno, portatrice di rivendicazioni o di diritti, so però di appartenere a quel 99% che non ha nessun potere contro un 1% a livello mondiale e non credo neanche che nel 99% si sia tutti uguali, ma che ci siano delle profonde differenze, però si dà il caso che il 99% si pone e si mette in discussione e si offre al pubblico. Per quanto riguarda, io forse in questo periodo c'è il problema del referendum sulla scuola, io non sono assolutamente d'accordo che noi cittadini si continui a pagare dei privilegi ad una minoranza che non so se faccia parte di quell'1%. Io rivendico la scuola pubblica per tutti. Forse una cosa può sembrare banale, ma per me bisogna partire anche da qualcosa. E se queste scelte neoliberiste, fatte anche dalla sinistra, dopo la caduta del muro di Berlino e del comunismo, non sono da considerarsi un danno enorme prima di tutto agli stessi portatori di neoliberismo, io non so, io credo che bisogna continuare a rivendicare differenze e soprattutto rivendicare diritti, che è il diritto, prima di tutto il diritto al lavoro e non alla precarietà, il diritto ad una vecchiaia serena, il diritto ai bambini di non essere fagocitati all'interno di scelte di parte. Allora, davvero io non saprei rispondere alla sua domanda se non in un modo molto generico, perché non conosco approfonditamente i sistemi politici di cui si sta parlando, però esiste un rapporto tra la popolazione, le risorse e una ricchezza complessiva che ancora rende possibile una gestione diversa dei regimi di produzione e di riproduzione nell'Europa del Nord. E in questo senso probabilmente un'elite politica come quella non ha bisogno di essere affarista, o può esserlo compatibilmente con un benessere più diffuso. Però anche a prezzo di politiche, per esempio, di chiusura molto forti, perché le legislazioni sull'immigrazione del Nord Europa sono particolarmente rigide, o comunque non lo sono meno di quelle
dell'Europa mediterranea, che sono senz'altro alcune delle più feroci. E per quanto riguarda il discorso che faceva la signora, io sono molto d'accordo che il 99% non sia uniforme e che esista un problema molto concreto, e anche che una volta che lo si è enunciato, come dice Moanti, che è una studiosa, una femminista postcoloniale molto importante, il 99% è un modo diverso di chiamare la classe. Ed è probabilmente sensato quello che dice, ma ci ritroviamo di fronte a un problema che non era risolto nemmeno quando la classe operaia era unita e compatta, cioè che è attraversata da differenze profonde. Le donne non ci sono mai state comodissime dentro, anche se magari ci volevano stare dentro una politica di classe, e bisogna quindi farsi carico di queste differenze, che sono differenze che hanno a che fare anche con... ci si può organizzare. Ci sono stati molti modi in cui questo 99% ha provato a organizzarsi per non essere rappresentato, esattamente denunciando i limiti della rappresentanza, e non si è ancora trovata una risposta al problema. Quanto al referendum sulla scuola, io credo che sia sacrosanto il discorso che lei fa, cioè bisogna... rifiutare che i finanziamenti pubblici vadano a finanziare il privato, e io su questo non ho assolutamente dubbi, e per quanto possa servire un voto, so che cosa votare in questo senso, però mi limito semplicemente a segnalare un problema che emerge quando noi parliamo di pubblico. Cioè, il pubblico è una cosa che non ha più assolutamente la forma che aveva un tempo, e in questo senso, anche se vogliamo pensare, adesso possiamo chiamarlo affarismo, possiamo chiamarlo faccenderia, però possiamo anche vedere semplicemente come si sono strutturati rapporti anche di valorizzazione economica a ridosso di una cosa come il welfare, che noi abbiamo sempre pensato è spesa pubblica, no? Cioè lo Stato è il datore di lavoro di tutti quelli che lavorano nel settore pubblico, qualunque sia l'ambito, il settore di riferimento, eccetera, cioè gli ospedali, le scuole e così via, e sono le tasse che si pagano, vanno a finanziare quella spesa pubblica. Adesso rimangono senz'altro le tasse, rimane senz'altro una quota di spesa pubblica, ma quella cosa che si chiama pubblico non c'è più, e non c'è più nella forma a cui siamo stati abituati. C'è un privato che svolge funzioni sociali, non pubbliche ma sociali, e che diventa un luogo di produzione di profitto. Il modo in cui gli ospedali o le scuole sono diventati luoghi di precarietà e precarizzazione è incredibile. Andare in un asilo privato può essere sconcertante rispetto alle condizioni di lavoro in cui si trovano le maestre, però non è che il pubblico, soprattutto quando il reclutamento del lavoro passa attraverso le cooperative, risolva il problema della qualità del lavoro. Quindi, cioè, quando si parla di diritto al lavoro, io capisco che cosa significa, significa che poter avere un salario è meglio che non averlo. Però contemporaneamente, in questo momento, diritto al lavoro significa diritto ad essere precari e basta, semplicemente. E quindi, cioè, il problema è denunciare quella forma specifica che il lavoro ha, che è un adeguamento ai tempi, ma rimane un elemento di continuità che è il lavoro in quanto tale, e stare attenti esattamente perché parlare di diritto al lavoro, e questo governo d'altra parte lo sta già facendo. Flessibilizzeremo ancora di più, così magari lavorano un po' più persone, e però le condizioni di lavoro, affinché ciò avvenga, le condizioni di lavoro devono precipitare verso il basso. Lo stanno facendo, lo stanno discutendo sui giornali adesso. Quindi il linguaggio dei diritti è una trappola se significa non poter nominare questo tipo di problemi. Bene, io ringrazio moltissimo Paola Rudan. È stata una riflessione molto densa, ma credo anche molto importante. Ci vediamo tutti quanti per l'ultimo incontro in onore di Roberto Roversi, lunedì 27 maggio. Buonasera a tutti.